E come promesso, apriamo un ampio capitolo di Just Today dedicato al Carnevale, questa festa così bella che davvero unisce tutta l'Italia, perché come abbiamo detto in sede di sommario, sono tantissime le manifestazioni che in Italia hanno a che fare con il Carnevale. Noi oggi ci vogliamo concentrare su due nello specifico. Vogliamo partire con un Carnevale, pensate, lungo ben 677 anni. Dunque, la storia del carnevale in Italia. Andiamo a Fano, quindi nelle Marche, e abbiamo con noi ospite Maria Flora Giammarioli, presidente dell'ente carnevalesca. Buongiorno, ben trovata, grazie per essere con noi e buon carnevale. Buongiorno a voi e buon carnevale di Fano. Buon carnevale, Maria Flora. 677 anni per una delle manifestazioni più importanti nel panorama carnevalesco italiano. A Fano il carnevale, possiamo dire, la città stessa. Allora, può raccontarci la storia di questa manifestazione? Allora, qui a Fano diciamo che il carnevale è una cosa seria, tanto seria che nello statuto comunale, all'articolo 15 bis, è scritto che Fano è città del Carnevale e giovedì grasso il sindaco cede i poteri della città al sindaco del Carnevale e in quella settimana non può indire consigli comunali. Questo da statuto comunale, pensate. E quindi ieri proprio abbiamo il sindaco ha ceduto i poteri della città ed è andato un po' in vacanza, quindi rientrerà martedì grasso. Ah, Ecco. bene. Detto questo. È carina questa cosa, però è veramente così. Detto questo, il nostro carnevale, abbiamo un documento del 1347 che lo attesta, appunto ha più di 700 anni. Diciamo, la storia racconta che le due famiglie del Cassero e da Carignano, per festeggiare la loro pacificazione, diciamo, sottolinearono i già presenti festeggiamenti carnevaleschi proprio per questa occasione. Tant'è che nello stemma della città di Fano è scritto Ex Concordia Felicitas, dalla Concordia alla felicità. E quindi pensate quanto è nel nostro DNA il carnevale, addirittura ha pacificato Guelfi e Ghibellini in questo caso. Quindi ecco, la storia è lunga, abbiamo tanto da raccontare e quindi, ed è probabilmente per questo, quando hai una storia tanto lunga e tanto fondante della città, beh, una manifestazione così non può morire. È una manifestazione che ha avuto ovviamente anche un'evoluzione nel corso dei secoli. Certamente, è ovvio che nel 1300 non c'erano carri, il carnevale nasceva dal popolo spontaneamente, no? In quella settimana era concesso che il popolo sbaragliasse il potere e lo deridesse anche, no? Quindi cosa che per allora, per oggi è abbastanza normale, ma per allora era tanta roba, insomma. Quindi ecco, le origini del carnevale, che sono ovviamente comuni in tutti i carnevali, anche qui da noi sì, era proprio un momento liberatorio. Una cosa curiosa però che vi posso raccontare è che, per esempio, una delle tradizioni del nostro carnevale è il getto dei dolciumi, ma anche qui ha un'origine storica. Nel 1700, durante il periodo di carnevale, le zitelle lanciavano dei confetti ai ragazzi a cui erano interessate e questi ragazzi potevano osare avvicinarle. Ecco, e quindi da lì è arrivata questa tradizione appunto del getto dei dolciumi. Ovviamente faccio notare che i confetti hanno un seme dentro, quindi no, l'idea della rinascita, della prosperità, e quindi della terra che rinasce, e tutto quello che c'è insomma intorno all'idea, no, della semina, del seme. Ecco, e quindi insomma tutto quello che si fa al Carnevale di Fano ha un'origine storica. Che meraviglia, stiamo anche vedendo delle immagini a supporto delle sue parole, appunto i carri e la festa, appunto tutto quello che è intorno a questo meraviglioso mondo carnevalesco. E oggi come si svolgono queste sfilate? Come è l'organizzazione? Beh, bisogna dire che l'organizzazione di una manifestazione così grande e importante adesso è diventata veramente
pesante, soprattutto dal 2018 quando uscì la circolare Gabrielli, quindi dopo i famosi accadimenti di Torino in piazza. E diciamo che le norme di sicurezza sono state talmente stringenti che molte manifestazioni sono anche morte, perché veramente abbiamo un apparato di sicurezza. Penso che dentro il carnevale si possano tranquillamente lasciare bambini liberi, perché c'è un apparato di sicurezza talmente sicuro che andiamo tranquilli. Però, insomma, organizzare tutto questo è veramente complesso, questo sì. Allora, volevo aggiungere, Leonardo, molto complesso, molto complicato, però sicuramente grandi soddisfazioni. Allora, ci dà qualche indicazione sulle giornate del Carnevale? I carri sono, queste manifestazioni inizieranno oggi, sono naturalmente già iniziate dal scorso fine settimana, c'è ancora possibilità di venire ad ammirare il Carnevale di Fano? Sì, certamente. Noi normalmente facciamo le 3 domeniche prima, diciamo, del martedì grasso, per intenderci. Non andiamo mai in quaresima, a meno che non si debba rinviare una data per maltempo. Quindi abbiamo già fatto 2 domeniche, faremo la terza l'11, per chiudere poi il martedì grasso quest'anno faremo un martedì grasso un po' particolare tra sacro e profano, perché faremo una parte profana in piazza per poi spostarci tutti in Duomo, dove, con il benestare ovviamente del nostro vescovo, ci sarà uno spettacolo diciamo, di teatro sacro, per poi tornare tutti in piazza e bruciare, fare questo grande rogo per purificare tutti i peccati fatti a carnevale e entrare effettivamente in quaresima. Quindi anche la parte, diciamo, sacra di questo fine carnevale l'abbiamo riportata in auge grazie ad una giovane compagnia di attori che si chiama Ex Novo, e che, insomma, iniziano ora il loro percorso artistico. Senta Maria Flora, se dico il pupo. Se dice il pupo, questa settimana è la settimana clou. Il nostro pupo, che è un po' il personaggio dell'anno, a differenza del Voulon, che è la nostra maschera ufficiale, il pupo è il personaggio che cambia ogni anno e a cui che viene un po' deriso. E quest'anno è il direttore, e sottolineo direttore, Beatrice Venezzi. Quindi proprio oggi, venerdì, avremo una chiacchierata alle ore 18 nel nostro bellissimo teatro insieme a Beatrice Venezzi per parlare di musica e non solo. Questa sera il suo concerto, e poi lei si tratterrà domenica 11 al Carnevale di Fano per farsi un po' prendere in giro. Benissimo. Allora, stiamo appunto, grazie alla regia che ci sta riproponendo queste immagini, ma grazie a voi per avercele appunto per avercele donate, ecco, per questa intervista. Vediamo tanti visi felici, anche tanti bambini. Allora, quali emozioni coinvolgono la città e i cittadini di Fano proprio ogni qualvolta si avvicinano le fatiche del carnevale, le fatiche e le gioie del carnevale? Beh, noi con le scuole facciamo un grande lavoro propedeutico alle 3 domeniche di carnevale, nel senso che già da settembre mandiamo esperte nelle scuole, i ragazzi vengono ai cantieri del carnevale a vedere che cos'è il carnevale da dentro, che è tutt'altra cosa, perché il carnevale non è solo coriandoli e stelle filanti, ma è lavoro, turismo, quindi insomma dietro c'è un mondo. Sono veramente molto apprezzate, perché si tocca con mano che cosa significa lavorare la cartapesta, scolpire, dipingere. E poi, per arrivare appunto alle 3 mattine di carnevale, quando tutte le scuole della città e del circondario partecipano a questa sfilata dedicata ai bambini la mattina, quindi al carnevale dei bambini, dove migliaia di bambini e famiglie sfilano per la città per mostrare le loro opere, e per finire appunto in piazza con una grande festa. Questo perché dobbiamo tramandare la tradizione del carnevale, perché tra loro ci sarà la prossima presidente, i prossimi maestri carristi, e questo è ovviamente fondamentale per mandare avanti il carnevale. Che verrà, cioè noi, io dico sempre anche al sindaco, dico: sindaco, noi passiamo, il carnevale resta, quindi dobbiamo tutelarlo.
Maria Flora, l'ultima domanda prima di lasciarci è una curiosità personale, perché vediamo anche nel sottopancia che la regia, cosiddetto sottopancia, no? Che la regia ci mostra per spiegare chi stiamo intervistando, ente carnevalesca, non carnevalesco. Perché tra l'altro io in fase di contatto ho fatto il grande errore di dire carnevalesco, sono stato immediatamente ripreso. Quindi non è un errore. Non è un errore. Ente carnevalesca, beh, questa è una tradizione, prima si chiamava 150 anni fa, nacque la Società della Fortuna, perché Fano è anche la città della fortuna, e poi si trasformò in ente carnevalesca. Il perché sia al femminile non te lo so dire, forse perché era destino che prima o poi arrivasse una presidente donna. Io sono la prima presidente donna da 150 anni, e quindi insomma sarà stata una previsione, insomma. E allora grazie mille. Presidente, per essere stata con noi quest'oggi. Allora, buon carnevale, davvero grazie per averci portato. E chi può vada a Fano, insomma, perché abbiamo visto dalle immagini che ne vale davvero la pena. Se solamente dalle immagini, sì, ecco, riusciamo proprio a trasmettere la bellezza, immaginiamoci dal vivo quanto debba essere bello questo momento di festa. Grazie Presidente per essere stata con noi. Grazie, buon carnevale a tutti, vi aspettiamo a Fano. Grazie. All'11 oppure nel 2025. Grazie mille, grazie. Magari faremo dei collegamenti da lì, perché sì. No, non mettiamo limite allora alla nostra creatività. Va. E allora, noi ci fermiamo e continueremo a parlare anche di carnevale, ci sposteremo a 100 e quindi davvero restate con noi, non cambiate canale, ricordatevi di inviarci le vostre foto, 331-737-8033, foto carnevalesche, perché no, se ci seguite da un paese in cui il carnevale è molto sentito. Restate con noi.